Ciao a tutti, come state? Oggi vorrei parlare di quello che è stato il fenomeno di It, il film horror uscito di recente dal cinema, e altro non è che, diciamo, una trasposizione del libro di Stephen King, no? Come era già successo negli anni 90, che era stata fatta quella serie di due puntate. Quest'anno è uscito proprio un film vero e proprio di It, e la gente, il mondo, il web soprattutto è impazzito per questo film. Che andavi su Instagram trovavi solo foto o storie di gente che andava a vedere It, di gente che scriveva di It, andavi su Facebook e trovavi, beh, ovviamente trailer cinematografici che parlassero del film, ma non solo, anche cose, anche video che mettevano a confronto il trailer del 1990 con il trailer appunto di quest'anno. Ma io davvero vi giuro, ho saputo di gente che non ha mai visto un film horror che è andata al cinema a vedere questo film, impazzita completamente. Via via vado a vedere It. Guarda che è un horror. Vabbè, ma questo va visto. Tutti lo stanno andando a vedere, quindi non può essere tanto spaventoso. Ma che me l'ha fatto fare? Ho paura. Ed è un po' quello che è successo anche a me. Io mi sono abbastanza spaventato in determinate scene, non in tutto il film. Quindi cosa penso io di questo film in sé per sé, contestualizzato, diciamo, al genere che deve essere, quindi al genere horror? È un film che, ok, ci può stare, però diciamo rimango sempre della mia opinione, ovvero che per me i film horror, o comunque il genere horror in generale, non è che proprio mi piaccia più di tanto, ecco. Va bene ragazzi, questo era ciò che pensavo io, le mie impressioni sul film più o meno, se si è capito più o meno quello che penso sul film. Fatemi sapere voi se avete visto il film, se avete visto sia quello del 1990 che quello che è uscito adesso, se avete letto il libro, il classico libro di Stephen King, insomma scrivetelo qua sotto nei commenti, facciamo partire una discussione magari e poi se ne riparla tutti insieme. Io vi ringrazio per il vostro tempo, di aver guardato questo video e ci vediamo prossimamente, ciao!